Allora, buongiorno, sembro pelata ma in realtà ho la crocchia. Buondì, 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 buondì. Allora, sto andando a Siralunga. Andando a Siralunga perché c'è il punto d'incontro, le mie bambolone, belle, adorate, una vita non le vedo. E perché oggi è il 23, sì. Pannanocchio oggi perché è il 23 e andiamo alle terme tutte insieme. Perché ormai si è smesso di farci i regali da qualche anno, perché veramente era un'agonia tutti gli anni, che non c'era versi di trovare che fa, che non fa. Siamo pieni di roba come non mai, e quindi si è detto basta, farsi sti regali. Cioè, già il compleanno è una tragedia per trovare il regalo, perché veramente ci sa tutto. E poi siamo persone che non è che si aiuta a fare regali, nel senso mi piace questo, me lo compro, spesso e volentieri succede così, capito? Oppure ragazzi, ho comprato questo perché mi piaceva tanto, quindi non è che lasci anche un po' di spazio di magari me lo regalano, no, noi siamo così, cioè ci si compra. Quindi da anni si è deciso di smettere di fare questi regali che erano più una tortura che un piacere alla fine. Il nostro regalo è le terme tutte insieme, detta proprio così. E in realtà dovevamo vederci circa 20 minuti fa, una mezz'oretta fa, 20 minuti fa, ma la Ludo come al solito colpisce sempre. E quindi siamo un po' in ritardo, ma meglio, perché anche io ero abbastanza, cioè no, ero puntuale, però poi alla fine mi sono messa a fare un sacco di cose col fatto che la Ludo era in ritardo. E ho fatto le unghie nuove per le feste, mi piacciono, preferisco a punta, a parte che in quell'altro modo erano a punta, mi piacciono, non so perché, quell'altro modo erano diventate veramente troppo lunghe, io un pochino sì, poi erano veramente esageratamente lunghe. E quell'altro modo ce l'avevo, no, quadrate, quella punta tagliata, a punta ma con la punta tagliata, insomma, che mi piacciono veramente tanto e anche a Simo piacciono tanto, però erano diventate veramente troppo troppo lunghe. Ho detto vabbè, intanto che le scorcio, gli rifo anche la forma, perché anche a punta così non mi dispiacciono per niente, anche se è un po' da strega sotto Natale. E quindi niente, vi dico quanti gradi ci sono. 9 gradi. Ah, a proposito, no, 9 gradi, un po' di nebbietta, però oggi alle Terme si dovrebbe stare da Dio. E a proposito, oggi vi esce il video vlog del tipo 13, no, non mi ricordo, del... No, del 19, scusate, del 19, di mercoledì, se non erro, di mercoledì. Poi in questi giorni non ho più vloggato per due motivi, perché uno era a Terni in hotel e la wifi, ragazzi, faceva schifo. Non sono riuscita nemmeno a caricarvi il vlog di mercoledì, ve l'ho caricato ieri a casa dei miei, quindi... giovedì e venerdì non ho vloggato per questo, pertanto c'avevo questo vlog in sospeso, era inutile che me li accavallavo tutti tra ieri e oggi. E due, perché sono stata anche abbastanza malino, sono tutta tappata, non respiro e poi un mal di gola atroce, mi fa male il petto davanti, quindi sono stata un po' abbastanza influenzata, come vi dirò nel vlog. E quindi ieri mattina ho fatto un po' di cose, ieri pomeriggio dalle 4 alle 8 tipo ho dormito, non ho fatto niente di niente di niente proprio. E sì, tutto qua, quindi non erano giornate da vloggare. Oggi che vado, anche oggi non avevo tanta voglia di stare dietro alle vlog, perché vabbè, però dico boh, alle Terme oggi fa qualcosa, vi vloggo, anche se il telefono dietro non lo porto, quindi voi alla fine delle Terme vedrete ben poco, magari vi metto le foto proprio dello stabilimento dove siamo andate, se me lo riporto. Davanti c'è un maggiolone giallo. E
oggi pomeriggio devo andare a fare i regali per... Ah, non ve l'ho detto, mia madre si è rotta un piede. Si è rotta un piede, deve stare ferma un mese. Chi ce la tiene ferma questa? Mai, mai nella vita proprio. E mio padre è già disperato perché non la regge più. Mia madre non la tiene ferma nemmeno se la leghi. Però non può andare tanto al giro, e quindi gli ultimi regali di Natale che doveva fare nella settimana questa che è venuta, non li ha potuti fare, quindi sono tornata io e li vado a fare io oggi. E quindi niente, devo comprare anche il regalo a mia suocera, ci penso io. E Simo non so che sta inventando, perché ha detto oggi deve andare a ritirare i regali. Ho preso il mio, però è rimasto misterioso, quindi non so che cosa. Poi, cioè, nel senso, non mi ha organizzato niente di particolare, è un regalo. Però non mi vale mai, perché tutti gli anni mi dà degli indizi. E quindi a me piace indovinare. Però giustamente, cioè, indizi, lui involontariamente mi dà degli indizi, quindi io tutti gli anni tento di indovinare. Ma per qualsiasi regalo, cioè non solo di Natale. E quindi quest'anno è stato completamente zitto, non mi ha detto nemmeno che l'aveva fatto, no. L'ho scoperto io ieri per caso parlando, perché gli è scappato che oggi li doveva andare a tirare. Basta, fine, fine. Quindi mi sto scervellando. Mi sto scervellando per capire un po' che cosa mi ha fatto. Io sono incazzata nera perché mi doveva arrivare giovedì da Amazon, e invece non mi arriva giovedì perché è in ritardo la spedizione. Giovedì scorso è in ritardo la spedizione, perché ormai Amazon si è affidato o alle Poste o a DHL, e quindi fa cagare. Prima era con Bartolini, infatti puntualissimo. Io amavo Bartolini perché veramente, cioè, se doveva arrivare quel giorno, arrivava quel giorno proprio tranquillo, easy. E chi c'ha Prime come me mi può capire, perché nel senso, se hai Prime e ti serve una cosa in quei tempi, non puoi avere un ritardo di spedizione, perché non funziona così. Mai avuto, da quando ha cambiato corriere ce l'ha. Coincidenze? Non credo. Io so già 7 minuti che andate. Mi zitto. Si cambia la batteria, riparto per Firenze, arrivo al Morgagni con 40 minuti di ritardo, parcheggio la macchina, la butto lì. Che lui è fortissimo. Se mi sbogliavo prima di entrare a macchina era meglio. Mi spolgo una, perché fa caldo. Io volevo, qui c'è veramente qualsiasi troiaio, questa macchina volevo bere. Buono, è freddissimo. Amo quando l'acqua è fredda. Allora, oh, mi sono dimenticata gli occhiali da sole nel borsa dell'università. È una cosa che odio, questa. Ok, allora, com'è andata? È 1:30. È andata benissimo, perché veramente amo le mie bimbe. Questa qui che fa? Che se si cavasse la coglione io non farei retromarcia. Niente, scherzavo. Cioè, ma la gente come la vedi?
che una macchina fa retromarcia, chiaramente gli passi dietro col carrello, certo. Cioè, nel senso, io mi devo firmare per te, ma ti metto sotto. Ma veramente, niente, proprio. Vabbè, basta, basta. E sto tornando a casina. Tornando a casina, è andata bene, io le adoro, sto bene con loro, mi sento... Vabbè, sono le amiche di una vita, quindi, cioè, nel senso, non c'è manco bisogno di niente. Non c'è quella cosa che non le vedi da un po', ti ci devi riabituare, no. Tu appena le vedi è come se non foste mai lasciate. E purtroppo non ci si vede mai perché si sta in quattro città diverse adesso. Prima si stava in tre città diverse perché la Ludo stava a Firenze. E... perché Ludo sta a Firenze. Ora mi trasferisco io, stiamo in ben quattro città diverse, quindi mai ci vediamo, mai. La Sofì sta addirittura a Padova, lei ci vuole veramente una vita, benissimo. E quindi niente, è andata benissimo, mi sono rilassata, ho fatto un pezzettino giusto per farvele vedere, ma il vlog chiaramente non gli sono stata proprio dietro perché mi volevo godere questo momento con loro. Ora vediamo di fare una cena, se ci si riesce, un aperitivo, una cena, di rivedersi il 26 dopo Natale, vediamo un po'. Io poi ho il trasloco e tutto, quindi anche sono messa malissimo. E niente, mi sono lavata anche i capelli con dei prodotti della Vero, perché io pensavo di lavarmeli a casa, poi gli ho detto la Vero, io me li lavo, quindi l'ho lavati anch'io, con dei suoi prodotti che sono fantastici, fantastici. E no, veramente, cioè, dei capelli sono morbidissimi, sono veramente wow. E niente, oggi pomeriggio vado a fare i regali e ora loro studiano, quindi non gli ho chiesto di venire con me. Anch'io devo studiare un po', ti aiuto. E quindi ho scritto alla Maggie sperando che ora mi corra in aiuto, perché non voglio assolutamente andarci da sola. Assolutamente. E niente, poi stasera so cena con quei disgraziati di altri miei amici, che poi esce il cinema Nettone, quindi bisogna andarla a vedere perché uno di loro è fissatissimo a sta cosa, Pietrino, e quindi bisogna andare a vedere sti cinema Nettone per forza. E stasera iniziano le serate di Natale, via, c'è verso. Io poi sono andata alle terme truccata, quindi fino a lì a posto. Poi ho fatto la doccia, mi sono lavata i capelli, quindi sembravo Pinky Panda. Kung Fu Panda, chi era Pinky Panda? Non me lo ricordo, vabbè, non importa. E nada, ci vediamo a casa, perché già vi sto chiacchierando la macchina, ho già fatto un vlog praticamente. Ce l'ho fatta, siamo a casa, sono circa un quarto alle due. Mi volevo fermare anche dal China a prendere la pellicola del vetro, perché ora c'ho quella originale che ho preso allo store della Apple, ma a parte costa 35 euro, e l'ho già rotte tre, quindi ragazzi, ce la posso buttare tutti, se sono una pellicola che rompo una volta al mese, quindi ritornerò a quelle del China e suono perché non voglio prendere chiavi. Guardate, l'ha messo mia madre. Quindi niente, però ho troppa fame, ci passerò dopo. Babbo Natale all'opera. E niente, sto cercando di incartare i regali di Natale. Allora, ci siamo, devo anche mandare un messaggio alle mie amiche che sto partendo e vado a comprare questi regali per mia madre. Una volta che io l'ho finito tutti per tempo, lei si fa male, tocca a me. No, scherzo. E tra l'altro devo fare anche una cosa che odio, devo andare anche ai mercatini di Natale, perché lei ha visto una cosa che... di una persona lì, e quindi devo andarci. Se vuoi finire di parlare con me. No, volevo riprendere queste lucine meravigliose. Una collana. Sì, una collana, una candela. Mi comprargli una candela. Conosce? Facciamo un assaggio? Yes.
Io di qua non so nulla. Lo vedo dallo specchietto. Ah, ok. Allora, sono con la Maggie. Vedete? Hi, it's Maggie here. Hi. Merry Christmas. Maggie Christmas. Sorry. Tutto normale. Yes, allora, abbiamo concluso la missione regali. No, yeah. Ne manca uno, quello della mia suocera, me lo compro domani. Finita missione regali per conto di mamma. E niente, non c'è scappato un regalino per noi, però questa cosa. No, niente. Vabbè. Vediamo in questi giorni cosa fare. Cosa inventare. Sì. Però si potrebbe andare Terme, perché poi scade. Infatti, esatto. Il discorso. Esatto. Si potrebbe andare Terme. Comunque. Abbiamo trovato il regalo. E niente, siamo tornando a casina. Che stasera si va a cena fuori, forse. Cioè, io sì, lei forse. E niente, quindi ci vediamo più tardi. Allora, sono arrivata a casa, la Maggie è giù a chiacchiere con la family. E vi faccio vedere, siamo fermati a questo negozio di questa nostra amica, belli, tutti stesi nel coso. Di questa nostra amica, che si chiama Red Hemp, ve l'avevo già rinominato, che c'ha delle cose fantastiche. Ho preso tre cose, ve le faccio vedere. Allora, ho preso due tisane. Ho preso questa qua, questa l'avevo già presa, alla canapa e cardamomo. Ora, questa volta l'ho presa canapa e camomilla. E sono, vi volevo dire quanti grammi sono, 30 grammi, eccola qua. E poi ho preso questa invece, canapa, arancia e cannella, che questa in realtà è per me, quell'altra è per Simo, che la voglio assolutamente provare, deve essere veramente troppo buona. E poi ho preso questa maschera qua, che la voglio assolutamente provare, pelli miste, grasse e sensibili, maschera argilla e neem. Questa qua che mi hanno detto che è veramente fantastica, il neem, la chiamano addirittura pianta miracolosa, quindi la devo assolutamente provare. E poi lei, siccome avevo preso queste cosine, mi ha detto scegli un paio di orecchini, me le ha regalate incartati per Natale, carinissima, si chiama Red Hemp con l'H davanti, lo trovate su Instagram e vende tutte queste cose a base di canapa, eccetera, eccetera. Datemi un'occhiata perché è fantastico. Caramelle. Caramelle, non ne mangio più. Allora, tralasciamo il fatto di che ore siano. Io ho bevuto una bottiglia intera d'acqua, se no vado al bagno muoio. Sono le 5:15 e siamo tornati adesso. Dopo una semplice cena, un semplice film, siamo state a chiacchiere fino ad adesso. La sono senza chiave, quindi, ok? La cerco, apro e vi dico. Allora, praticamente siamo andati, parlo piano perché dormono tutti. Siamo andati a cena in questo locale dove il padrone è un personaggio, ci divertiamo sempre. E poi siamo andati a vedere il cinepanettone perché Pietro è pazzo dei cinepanettoni, quindi siamo andati a Luce a vedere il cinepanettone, carino. E questi capelli sempre rognoni. E niente, poi alla fine siamo tornati, siamo stati a chiacchiere, alle 2 siamo andati al forno e poi siamo stati a chiacchiere fino alle 5, quindi io sono cotta, ormai questo vlog ve lo monto domani mattina. E basta, buonanotte.